Bentrovati, nuovo appuntamento con il nostro Verso gli Altari. Questo momento di approfondimento settimanale che dedichiamo alla santità sotto diversi aspetti. Parliamo di situazioni che sono al vaglio della Chiesa, con le cause di beatificazione e canonizzazione aperte o in corso, ma anche di testimonianze di fede e di vita in questa scuola d'amore, come ama ripetere Fra Ezio Varvara, che ci contraddistingue. Fra Ezio, che quest'oggi non è in nostra compagnia, ma che tornerà come sempre la settimana prossima. Allora, qualche cenno a quello che sarà l'argomento d'apertura di questa puntata. Parleremo di Tilde Manzotti, esemplare studentessa di Reggio Emilia, aderente alla FUCI e dalla fede saldissima. Ben presto deve fare i conti con i primi sintomi della tubercolosi. Nel 1936 la famiglia si trasferisce a Firenze, dove Tilde, sotto la guida di alcuni frati domenicali, compie un folgorante itinerario spirituale. Ma diamo subito spazio a quella che è la sua scheda biografica. Vediamo. Tilde Manzotti nasce a Reggio Emilia il 28 maggio 1915. Studentessa esemplare, aderente alla FUCI, deve ben presto fare i conti con i primi sintomi della tubercolosi. Nel 1936 la famiglia si trasferisce a Firenze, dove Tilde, sotto la guida di alcuni frati domenicani, in particolare padre Stefano Lenzetti, compie un folgorante itinerario spirituale che culmina nella sua offerta incondizionata all'amore di Dio. È una ragazza della sua epoca, esempio di tenacia e sincerità. Giovane, brillante negli studi, è iscritta all'Istituto Magistrale di Reggio Emilia. Quando si ammala a 15 anni di tubercolosi, si vede costretta a lasciare gli studi per proseguirli privatamente, fino a conseguire il diploma e raggiungere il traguardo di essere un'insegnante. Insegnare era il lavoro che desiderava svolgere come una missione, ma che purtroppo eserciterà per pochissimi giorni a Rondinara, in provincia di Reggio Emilia. Iscritta all'Università di Torino e poi di Firenze, dove il papà trasferisce tutta la numerosa famiglia, i figli sono sette, Tilde resterà una studentessa fino alla morte, che l'accoglierà appunto a 24 anni. Tilde Manzotti chiude il suo rapidissimo pellegrinaggio terreno il 3 ottobre 1939, lasciando un ricordo indelebile nei familiari e nelle persone che hanno avuto la grazia di conoscerla. La sua tomba è attualmente nella chiesa dei Domenicani di San Domenico di Fiesole. Il vescovo di Fiesole, Luciano Giovannetti, nel 1995 ha introdotto la causa di beatificazione della serva di Dio. Dunque, un esempio quello di Tilde che sulla via della croce ci conforma all'amore di Dio. Noi vogliamo approfondire la sua vicenda con Don Alessandro Andreini, collaboratore della causa, che ci darà l'opportunità appunto di scoprire qualcosa di più circa questa figura, forse apparentemente lontana nel tempo, ma che oggi, ancora oggi, ha tanto da dirci e raccontarci. Don Alessandro, benvenuto tra noi. Dunque, Buongiorno, salve, bentrovati. Spero l'attualità del... che il collegamento funzioni bene, Sì, sì. ci sentiamo e vediamo perfettamente. Ecco, stavo dicendo dell'attualità del messaggio di Tilde. Ci racconti un po', ecco, quella che è la vicenda più dal punto di vista spirituale di questa giovane. Sì, direi che l'attualità di questa figura sta in una laicità, in un battesimo vissuto fino alla radicalità della sua offerta, della sua consacrazione. Lei certamente cercava anche la consacrazione religiosa, la sua stato di salute non gli permise di poter intraprendere quella strada, però questa sua offerta, questa sua amicizia spirituale per questo giovane domenicano Antonio Lupi e questo interpretare la sua anche sofferenza come un dono
è qualcosa di estremamente, come dire, illuminante, e di grande anche sì attualità, ripeto, questa sua laicità battesimale vissuta fino all'eroismo. Giovanni Paolo II parlava della misura alta della vita cristiana nel nuovo millennio neunte, ma poi anche Papa Francesco nel documento proprio sulla santità ha insistito proprio su questa dimensione del cristianesimo vissuto in maniera radicale. E un'altra cosa che mi piace sottolineare, Tilde fa parte di quella schiera di anime che ci stanno insegnando che l'amore è il cuore di tutto. C'è questa bellissima espressione che anche con cui è stato dato il titolo al carteggio con questo giovane domenicano, amare infinitamente. L'amore vince tutto. È qualcosa di scomodo, è qualcosa anche di provocatorio, perché in un certo senso anche nella nostra tradizione cristiana si è sempre un po' sfumato su queste cose, si è più parlato dell'aspetto appunto magari della sofferenza, dell'immolazione, del sacrificio, ma questo desiderio d'amore sconfinato che Tilde ha poi incontrato nella persona di Gesù è qualcosa che ci parla molto, credo ci possa parlare molto, no? Non una chiesa ripiegata su quello che non abbiamo, ma una spinta verso la pienezza dell'amore, la pienezza della felicità. E in una giovane ragazza colta, ascoltavo il profilo biografico che avete fatto, che aveva studiato e che desiderava inizialmente diventare anche forse una maestra, che amava scrivere, che leggeva, ecco, non ha perso nulla di tutto questo amore per la bellezza nel suo, come dire, slanciarsi verso Dio in questa ricerca dell'amore. E io credo che sia qualcosa di forte anche per il nostro tempo, cioè dire e dirci che noi abbiamo diritto ad amare Ecco, e Don che questo Alessandro, non. è un messaggio sicuramente fondamentale questo che emerge con tutta la sua forza, come ci diceva, anche attraverso questo carteggio, il suo diario spirituale. Un elemento questo che contraddistingue anche tante altre, come dire, espressioni di santità. Il diario spirituale diventa una fonte imprescindibile in tanti altri casi. Ecco, nello specifico, in quello di Tilde, il messaggio dell'amore è quello principale, ma ci sono anche altri aspetti che possono essere, come dire, estrapolati come messaggio ai giorni nostri. Sì, certamente anche, ripeto, questa sua scelta dell'offerta, della missione della Chiesa, dell'evangelizzazione, di dare testimonianza a Gesù e questa amicizia spirituale con Padre Lupi aveva questo senso di essere lei una sorta di madre dei sacerdoti, in questo senso proprio di mettersi in questa strada. E poi questo ricerca della sua intimità con il Signore. Questo diario spirituale è veramente ha delle pagine bellissime in cui cresce questa sua ricerca di questa intimità e anche di fronte al progredire della sua malattia, della sua sofferenza, che per una ragazza giovane, piena di vita come era lei, era una bella sfida. Anche questo è un grande messaggio. Noi tante volte di fronte alla sofferenza, alla malattia, ci arrestiamo, non riusciamo a vederci dentro nient'altro che una smentita di tutto. E invece Tilde combatte nel suo diario questa lotta proprio raccontata per trovare un senso, per dare un senso anche a questa dimensione. In un mondo come il nostro, in cui l'aspetto della sofferenza viene sempre spesso molto relegato, no? Nascosto, ma non è l'unico caso, di questi anche santi giovani. È un bellissimo messaggio, no? Trovare un senso, e c'è un senso anche nella sofferenza. Sono messaggi Padre questi. Pio Certo, infatti è un esempio lampante di questo discorso, ecco. stavo appunto, ecco, evidenziando questa correlazione della via della croce, dell'accettazione della sofferenza come via principale che ha caratterizzato la stessa esperienza di Padre Pio. Ma dicevamo di Tilde in conclusione, Don Alessandro, che sicuramente è esemplare nel messaggio universale che si rivolge a tutti, cioè dell'amore, ma ha
anche nell'ambito stesso del suo impegno nella vita quotidiana, nel suo essere studentessa, è stata un elemento, come dire, accostato alla FUCI come realtà specifica all'interno anche del mondo associativo cattolico. Ma oggi per chi è un punto di riferimento nell'ambito di questi gruppi, Tilde Manzotti? Eh beh sì, qui grazie che hai sottolineato questo aspetto. Il tema dello studio, della ricerca, del conoscere a fondo, che nelle lettere, soprattutto degli anni in cui ancora questa parabola spirituale maturava, ma magari è proprio stato un paio di anni, quegli ultimi in cui questo vertice, anche in cui la malattia parallelamente cresceva, ma nelle lettere precedenti c'è questa grandissima passione per la verità, per la bellezza. E quindi per lo studio, lei desiderava moltissimo studiare e quindi credo che questo sia un ideale prezioso. Io nel mio piccolo credo, e anche Papa Francesco ci insegna, che noi siamo sfidati a conoscere molto bene il nostro tempo, ad andare a fondo nelle questioni cruciali, che essere il più possibile contemporanei, se vogliamo. E questo lo si fa moltissimo proprio attraverso lo studio, la conoscenza. Anche una competenza, quindi anche la FUCI o tutte quelle associazioni, tutte quelle realtà che aiutano i nostri giovani a scoprire la bellezza dello studio, della ricerca, della comprensione della realtà. Tilde è un'ottima patrona da questo punto di vista, un'ottima interlocutrice. Benissimo, grazie. Grazie Don Alessandro per averci presentato questa figura così bella e interessante. Magari qualcuno oggi l'avrà sentita per la prima volta e avrà, come dire, lo stimolo anche di approfondire ulteriormente gli aspetti Sì, spirituali, non solo. peraltro segnalo che c'è un bel sito, si trova facilmente, basta digitare Tilde Manzotti, è il primo che appare, e anche una email a cui si può scrivere per chiedere informazioni, per avere ulteriori approfondimenti o anche per condividere una scoperta di questa figura. E quindi invito tutti, così questo aiuterà anche il cammino verso la Certo, santità la stessa della causa. nostra serva di Dio. Grazie, grazie Don Alessandro, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie di averci ospitato. Noi ci fermiamo per la prima pausa in scaletta e poi insieme per aprire un'altra pagina legata alla santità della porta accanto, questo concetto che spesso ritroviamo e parleremo anche di Fra Modestino Fucci. Come dicevo all'inizio, seguiamo diversi piani nel momento in cui affrontiamo il tema della santità. Parliamo delle cause, come nello specifico con Tilde Manzotti, cause avviate, abbiamo parlato di una serva, di Dio, ma parliamo molto spesso anche di quella che è la santità, cosiddetta santità della porta accanto, un concetto questo che sta molto a cuore allo stesso Papa Francesco. Santità della porta accanto che ci riporta tante testimonianze di fede che sono importanti già di per se stesse e che ci offrono l'opportunità, ecco, di riflettere anche sulla nostra quotidianità, su quello che noi possiamo testimoniare nel nostro agire quotidiano e nei nostri ambiti di pertinenza. Ma parliamo della santità della porta accanto anche attraverso un breve contributo che ha realizzato Fra Ezio Varvara e che ci riporta anche le stesse parole, come dicevamo, di Papa Francesco. Ascoltiamo. Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza, per andare avanti giorno dopo giorno, vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o per usare un'altra espressione, la classe media della santità.
Ecco, in un brevissimo inciso, un concetto fondamentale che ci piace riproporre di tanto in tanto anche per contestualizzare ciò di cui parliamo all'interno del nostro programma. E all'interno del nostro programma molto spesso diamo spazio anche a quelle che sono le cause e gli esempi che vogliamo seguire nel nostro ambito legato alla realtà di Padre Pio. Abbiamo la possibilità di incontrare questa settimana nuovamente Fra Modestino Fucci, un portinaio particolare che ha lasciato davvero tanti, tanti ricordi e soprattutto esempi di preghiera molto forti. Vogliamo proporre, lo stiamo facendo, ecco, in maniera saltuaria, ma è bello poterci soffermare quest'oggi su questi aspetti, una intervista che Fra Modestino Fucci ha rilasciato al nostro direttore Stefano Campanella diversi anni fa, nei quali Fra Modestino parla di tanti aspetti, testimonia, ecco, la sua vita vissuta accanto a Padre Pio e nella realtà. Ecco, di San Giovanni Rotondo. Oggi vi propongo un estratto di questa intervista che riguarda un aspetto peculiare, ecco, dell'esperienza di Padre Pio, la messa di Padre Pio. Ascoltiamo Fra Modestino. Tu hai assistito tante volte alle messe di Padre Pio, c'è qualcosa che ti è rimasto impresso? La messa di Padre Pio è indescrivibile. È indescrivibile. Perché? Io l'ho sentito, l'ho servito per tanti, tanti anni, per tanti, tanti anni ho servito, no? Specialmente d'inverno, nel 1944, quando sto a San Giorotondo, d'inverno c'era molto neve a quei tempi e venivano persone appena qua, intorno qua era tutto spopolato, non c'era nessuno albergo, non c'era nulla. E venivano appena 3-4 persone, come dopo, l'ultimo tempo che davano tanto fastidio. E lo so per fatti loro, e io servivo la messa. E lui me l'ha imparato a servire la messa, io non servivo la messa, e lui mi ha imparato a servire la messa, così, mi spiegavo tutto. Appena che Padre Pio indossava l'ammito per la messa, l'uomo del dolore si trasformava in modo tale che cominciò a piangere. Ma perché piangi? Come quella mamma che piange unico figlio moribondo. Padre, perché piangi? Come fanno a piangere? Se io vedo Gesù in carne e lo uccido per le anime. Io lo vedo in carne e lo uccido per le anime. Tante cose, ma non posso, perché c'è una testimonianza a questo punto, però questo non lo posso dire. Lo assicuro, la posso assicurare, questa cosa mi diceva Padre Pio, però io non lo posso dire. Quello è un segreto un po' a parte. E là posso, ma deve essere tutto scritto, che ho visto con i miei occhi. E allora, padre, appena cominciava la messa, quelle parole spiccate, ma fra intervallo, mio Dio, Dio mio, mio Dio, Dio mio, quando poi leggevo le epistole, tutto, le pause, tutto preciso, Quando leggevo le epistole, ci faceva gustare il personaggio di quei tempi, San Paolo, Geremia, Isaia, ci faceva gustare quei tempi. No. Ma era una dizia, a leggere così. Quando poi leggeva il Vangelo, la trasformazione di Cristo, e per me lo vedeva Cristo in persona. Mio Dio, ma così farò, così spiccate, che anche il più grande imitatore è impossibile a imitarlo. Poi, quando passò all'offertorio, l'offerta dell'ostia, 5 minuti, guardava il crocifisso, fisso, fisso, guarda il crocifisso, senza distrarsi di qua, di là, così là. Ogni tanto le comprare lacrime, mettevo il fazzoletto sull'altare sempre per asciugarsi le lacrime. Mio Dio, Dio mio, mio Dio, Dio mio. Con l'occhio sbarrato a crocifisso, quelle lacrime che abbondavano sull'altare e spesso si asciugava col fazzoletto. Poi è arrivato alla consacrazione del vino,
là l'occhio guardava così fisso, fisso, fisso. Però prima della consacrazione, non ho potuto mai comprendere, prima della consacrazione faceva tre gesti, tre volte, con la testa vai via, vai via. Forse il demonio voleva distrarre, questo non lo so, questo non si è potuto mai sapere. E dopo cominciava la consacrazione. Ma questo gesto sempre, tutte le volte? A tutte le messe. Alla consacrazione, prima del calice, la consacrazione del calice. Poi, sempre con la crema agli occhi, poi fatta la consacrazione del calice, che ci metteva 5 minuti. Ma, una supplica continua presso l'Altissimo. E poi, finita la consacrazione, la comunione. L'altra comunione, tutti siamo un po' curiosi, soltanto non possiamo vedere stimate, che togliere i guanti. Prima si toglie in sacrestia e si mette in sacrestia, poi si mette sull'altare. E guarda un po' le stimate. Poi è arrivata la comunione, un po' guardiamo le stime, un po' guardiamo Gesù. Vede quello stima che dopo la messa, dopo questo qua, poi finito la messa, dalla benedizione, fino all'altare, fino a tornare qua in sacrestia, mio Dio, Dio mio, con lacrime agli occhi. Tornato in sacrestia, il Padre Pio nostro, faceto, sereno, contento, e tre volte, quella volta stavo solo, bacio le mani senza guante. Tre volte mi sono brattato le labbra del suo sangue che uscivo dalle mani dopo la messa. Quel sangue entrava nell'anno, un profumo, non faccio impressione, ma profumo, entrava nell'anno. Tre volte, un brattato questo sotto e sopra. Quanto era bella. E poi il Padre Pio nostro, faceto, andava poi in cappella a fare il ringraziamento. Che bello riascoltare le parole di Fra Modestino, o perlomeno per noi che abbiamo avuto la possibilità di ascoltarlo più volte, anche nella stessa intervista, che è molto lunga e bella, è sempre un piacere, figuriamoci per chi magari per la prima volta quest'oggi ha raccolto dalle parole di questo frate la semplicità e la straordinarietà degli eventi che si vivevano accanto a Padre Pio. Riproporremo ancora alcuni stralci di questa intervista nel corso delle prossime puntate, ma avremo anche modo di parlare d'altro. Intanto però ci fermiamo per un'ulteriore pausa e poi di nuovo insieme. Non a caso abbiamo parlato della santità della porta accanto proprio all'interno di questo nostro spazio anche quest'oggi, perché oggi riserviamo una fetta del nostro programma ad una testimonianza di fede, come spesso ci capita, dei più piccoli. È il caso in questione, Giovanna Rita Di Maria, è sicuramente esemplare. Vediamo questa breve scheda biografica. Nata il 30 novembre del 1989 ad Alghero, è cresciuta in un ambiente amorevole, in una famiglia ricca di sani principi, ed ha da subito dimostrato una notevole propensione nei confronti del prossimo. Sull'esempio di genitori e parenti ha, dalla più tenera età, sviluppato empatia verso il prossimo, avvertendo sentimenti come la carità e la giustizia. Si è dedicata alla carità e al volontariato, inoltre ha manifestato rispetto, sensibilità ed attenzione nei confronti di anziani, poveri e persone disagiate, superiori a qualsiasi bambina della sua età. Questo amore sincero nei confronti del prossimo era accompagnato da una fede irremovibile che l'aiutava nel quotidiano. La sua preghiera preferita era quella del perdono, un perdono chiesto per tutti. Fin da bambina la teneva gelosamente custodita sotto il cuscino, raccomandando ad ogni occasione che restasse sempre lì, costantemente a portata di mano, a mo' di compagna inseparabile anche durante il sonno. Dopo la scomparsa del nonno paterno si è avvicinata alla madre con aria serena e le ha detto che se fosse capitato a lei non avrebbe avuto rimpianti, che se Dio l'avesse chiamata al suo fianco lei sarebbe stata pronta. Il 18 ottobre del 2002, quando la piccola Giovanna aveva appena 12 anni,
Va a scuola come tutti i giorni. Durante l'ora di educazione fisica si mette a giocare a pallavolo con i compagni. Destino volle che un pallone la colpisse mentre era distratta, causandone la caduta e l'urto della testa contro il parquet. Il colpo ha causato una violenta emorragia interna e gli sforzi dei dottori non furono sufficienti a salvarle la vita. Così, 6 giorni dopo, ne fu constatato il decesso. Il pensiero della sua serenità nell'accettare la morte, della sua voglia di aiutare i bisognosi dall'alto per aver modo di ascoltare tutti, consiste in più di un semplice conforto per chi l'ha conosciuta ed è stato guidato dal suo spirito. Una storia questa che ho particolarmente a cuore e vogliamo parlarne con Enrico Graziano Solinas, postulatore impegnato in diverse cause di beatificazione e canonizzazione, che ha anche lui un rapporto speciale con questa piccola, questa giovane che per gli amici era Kiri. Lo abbiamo in collegamento, sappiamo che è in viaggio e ci fa questo regalo questa mattina. Buongiorno e benvenuto tra noi. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, come vedete purtroppo sono in macchina, fermo, ma in macchina di ritorno. Giustamente, secondo tutte le regole giustamente del codice stradale. Parliamo di questa bambina, ecco, che come dicevamo colpisce per tanti aspetti. Innanzitutto, come l'ha conosciuta? Allora, io ho conosciuto molto bene la mamma, Ornella, anche lei in cielo. Lei è andata in cielo il 15 novembre del 2022. L'ho conosciuta per una dio incidenza, perché io ho visto una delle foto che avete messo voi, Giovanna, Kiri, per gli amici. Ho visto questa foto, ho detto mamma mia quanto è bella questa, non si capiva se era una bambina, una ragazza. E allora ho guardato e poi io ho capito, cioè, su Facebook c'è la pagina dedicata a lei, ho capito che era andata in cielo. E altra di incidenza, fui contattato dalla mamma, Ornella, e tra noi è nato un rapporto fraterno, veramente fraterno, e meraviglioso, e ho avuto modo in 2 anni di conoscere la storia di Giovanna sotto tanti aspetti. Una storia che ha lei, Ornella, teneva sempre a dire della figlia, che la figlia era una ragazza normalissima, però innamorata del Signore. Un piccolo aneddoto per i telespettatori. Perché Kiri con la K? Perché Ornella, quando era incinta di Giovanna, teneva quei classici diari, non so se avete presente noi, diari dei neonati, e praticamente in questo diario, dove c'era scritto il nome della bambina, della futura bambina, le ha messo Giovanna, ma poiché Giovanna le sembrava un po' troppo lungo, allora le venne in mente questo Kiri, ma scritto con la CH. Un giorno Giovanna trovò questo diario e chiese alla mamma spiegazione di quel nome. Lei disse: guarda Giovanna, io non lo so, mi viene nel cuore questo nome. E nel diario di Giovanna, poi lei ha trovato, era alle medie, ha trovato che Giovanna si faceva chiamare dagli amici Kiri con la K. Mistero mai svelato, perché avesse trasformato Giovanna la CH in K, però Kiri, e si faceva chiamare così solo dagli amici di scuola. Per gli altri era tutti Giovanna. Ecco, questo è un piccolo aneddoto. Per quanto riguarda poi, diciamo, la bellezza di questa bambina, la bellezza della sua anima, del suo rapporto col Signore, un aneddoto importante che ho da raccontarvi è quello legato al fatto che Giovanna, fin da piccola, la mamma la trovava che dormiva per terra. Ora, se è normale a volte che i bambini, magari dal letto, dal lettino, quello degli infanti, magari possono cascare, no? Si mette solo dei cuscini, no? E invece la mamma, mano a mano che Giovanna cresceva, si rendeva conto che Giovanna proprio aveva 3 anni, 4 anni, la ritrovava, lei la metteva nel lettino e la ritrovava sdraiata per terra, ma per terra, non in un tappeto, sul nudo marmo. E questo, mano a mano che la bambina cresceva, a un certo punto la mamma un giorno
si stufò e chiese a Giovanna: ma perché dormi per terra? E addirittura minacciandola di una punizione. E Giovanna rispose: mamma, va bene, te lo dico, mamma, io vedo tutte le persone che non hanno una casa, non hanno un letto, e io voglio compartecipare con loro della loro sofferenza nel non avere un letto. Ecco, questo Giovanna, quando disse questa cosa, la mamma aveva 10 anni appena, eh? Io non so se tutti i bambini sarebbero capaci di una di una sensibilità del genere. E poi non so, tanti altri aneddoti legati alla vita di Giovanna. Amava tantissimo la Vergine Maria, Ornella ha portato sempre con sé fino all'ultimo il rosario, quello che lei recitava ogni sera. Lei univa la preghiera del perdono, come ho sentito molto bene nella presentazione che voi avete fatto, una preghiera in un cartoncino piegato a tre, io ho avuto la grazia anche di vederlo, logoro, che lei metteva sempre sotto il cuscino e non voleva che la mamma lo mettesse neanche nel cassetto del comodino, doveva stare sotto il suo cuscino. Quella è una preghiera meravigliosa dove si passa per la richiesta al Signore del perdono per tutte le situazioni. Perdono nei confronti dei mariti, delle mogli, dei fratelli, delle sorelle, del mondo intero. Una preghiera che abbraccia l'universalità delle situazioni. E Giovanna, ripeto, era una bambina di 9-10 anni, poi questa preghiera l'ha fatta fino all'ultimo giorno, a quel fatidico 18 ottobre. Una piccola correzione, se posso permettermi, ci tengo, certo, tanto, certo. Perché nella scheda... ma purtroppo anche vedo su internet, sulle pagine, sono state riportate delle notizie che non sono proprio, non è la vera verità su come, su cosa ha avuto Giovanna. Giovanna non era a scuola, cioè il 18 lei è andata a scuola, quello fu un giorno molto particolare. Ornella mi raccontò che la trovò la mattina dopo colazione seduta ai piedi del letto, eccosi quella la cuffietta, era proprio lì, aveva 12 anni, e la trovò seduta ai piedi del letto ed era stranamente triste, perché Giovanna era allegrissima, aveva l'argento vivo addosso, era in continuo movimento, e la trovò triste. E premetto che erano circa 2 mesi che lei diceva spesso alla mamma che lei sarebbe andata presto in cielo, che lei sarebbe morta giovane, tanto che la mamma non ne poté più. Un giorno disse: Giovanna, basta, dice, no. E lei vide che la mamma era talmente amareggiata, disse: no, no, mamma, ma non ti preoccupare. Quella mattina la vide particolarmente triste. Mi ha raccontato Ornella: io ho capito che è come se lei sentisse che quello che era arrivato il suo momento, ma non sapesse quanto. Di fatto, lei va a scuola, torna a casa per mangiare a pranzo. La mamma non fa tempo a chiedergli il motivo della sua tristezza, che lei esce e va all'allenamento, perché lei faceva pallavolo, cioè parte di una squadra di pallavolo. Finisce l'allenamento e fa una cosa che non aveva mai fatto prima: saluta ad una le sue compagne di squadra, le abbraccia e abbraccia il suo coach, e poi esce. Era con una cuginetta e doveva andare in un negozio della zia, e si è messa a fare le piroette lungo sul marciapiede, delle piroette. Fino a che a un certo punto si mette le mani in testa, cioè ha un fortissimo mal di testa, fa in tempo ad arrivare al negozio della zia, tanto bene il papà, Giovanni, la doveva andare a prendere dalla zia, era un medico, anche lui è in cielo, e si è reso subito conto della gravità e l'hanno portata in ospedale. È stata 6 giorni in coma. Ornella disse che quei 6 giorni erano stati i 6 giorni per lei di passione, ma che il Signore gli aveva concesso per poter dire non addio, cioè a Dio. Noi diciamo addio nella forma, no, più diciamo più brutta della parola, no, a Dio, cioè ci rivedremo un giorno. E ecco, questa è la cosa che volevo un attimino anche assolutamente anche,
Ha fatto bene a specificarla proprio per dare completezza dell'informazione su queste vite che sono già straordinarie di per sé, ma che vogliamo approfondire anche per questi motivi che voi che avete avuto modo di conoscerle in modo approfondito potete sicuramente condividere con noi. E questo aggiunge un ulteriore elemento, ecco, per essere, come dire, sempre più attratti dall'approfondimento anche di questa della vita di questa bambina. In conclusione, ecco, so che ci tiene a condividere con noi un altro aspetto importante legato alla preghiera, il mezzo che abbiamo tutti per rivolgerci al Signore anche per richieste particolari. Sì, io chiedo una preghiera, ho chiesto il permesso ovviamente perché essendo ospite si fa così, ma la vostra è una trasmissione talmente particolare, così seguita e poi legata anche alla figura di San Pio. Ieri c'è un ragazzo che io conosco, 28 anni, si chiama Giovanni, sposato da 2 anni con un figlio e un altro in arrivo. Gli hanno scoperto un linfoma molto aggressivo. Io chiedo a tutti i telespettatori, veramente chiedendo anche l'aiuto, l'intercessione di San Pio, ma anche della piccola Giovanna, un Ave Maria, un Padre Nostro per Giovanni, per la sua guarigione. Questo ci tengo veramente di cuore, lo chiedo di cuore a tutti quanti i telespettatori. E ci stringiamo nella preghiera sicuramente. Grazie, grazie per questa testimonianza e magari a presto grazie. Per altre belle storie da raccontare e condividere sono con noi. Sono a vostra disposizione, Nicola, sono a vostra grazie. Disposizione con entusiasmo. Grazie, grazie Enrico e buon viaggio. L'ultima cosa, sì, posso ricordare dimmi. L'ultima cosa? Sì. Ricordati agli spettatori che il Santo Padre 24-26 maggio ha indetto la giornata mondiale dei bambini e ci sarà un evento legato anche ai santi bambini perché stanno emergendo delle figure bellissime di santità. Abbiamo in programma di seguirlo in modo particolare. Grazie Enrico, buon viaggio allora. Grazie. Ciao. Grazie tante a voi, grazie, arrivederci. Altra pausa e poi concluderemo con una bella sorpresa. Vi avevo promesso una sorpresa in conclusione del nostro programma in questa ultima parte. Torniamo a parlare della beata Sandra Sabattini. Ecco, un esempio potremmo dire di quello che è il nostro percorso. Parliamo sì di cause appunto che portano alla canonizzazione o alla beatificazione, ma anche di testimoni di fede. Nel caso specifico parlavamo di Sandra già quando, ecco, non era ancora in vista la possibilità che si potesse aprire una causa. Ed è bello poter condividere determinate vite, determinate esperienze lungo il percorso che poi vede la Chiesa riconoscere la santità di queste figure. E il prossimo 4 maggio, lo dicevamo già la settimana scorsa, si terrà la memoria liturgica della beata Sandra Sabattini, una giovane riminese, discepola di Don Oreste Benzi, salita agli onori degli altari il 24 ottobre del 2021, in seguito alla guarigione miracolosa, scientificamente inspiegabile, di Stefano Vitali, una ragazza citata da Papa Francesco durante il Sinodo dei Giovani, la cui devozione è in espansione. Per promuovere la conoscenza del suo esempio di santità sono stati realizzati diversi libri, tra cui il suo diario spirituale, edito da Sempre Editore, Il Diario di Sandra, un sito internet dedicato che potete trovare all'indirizzo sandrasabattini.org, un podcast, un cartoon ed ora anche un docufilm con l'obiettivo di far conoscere ai ragazzi la figura di Sandra. Vogliamo allora, ecco, mentre vediamo alcune immagini tratte da questo docufilm che è stato realizzato dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, vogliamo quest'oggi, come dire, dare un assaggio di quello che poi sarà anche all'interno del nostro programma, magari lo spazio riservato al docufilm per intero. Ecco, vediamo un breve assaggio di questo docufilm nel quale ritroveremo anche un'amica del nostro programma legata alla comunità Papa Giovanni XXIII. Ciao! E tu chi sei? Salve, mi chiamo Sara e sto cercando una ragazza che si chiama Sandra Sabattini. Ho trovato il suo diario e il diacono mi ha detto di passare di qua. La conoscete bene? Sì, la conosciamo bene. Certo, davvero. Grazie. Ma perché ti interessa tanto così di conoscere Sandra? Allora, essenzialmente non lo so, perché è un diario
molto lontano dai giorni miei, quindi molto lontano dalla mia attualità, dalle amicizie, dalla scuola, però nonostante questo mi spinge molto a leggerlo e non so proprio il motivo. E quindi mi è venuta voglia di conoscerla più a fondo, questa Sandra. Ad esempio, che cosa faceva qua? Lei amava moltissimo venire qui, perché questa, non so se tu sai, ma è una comunità terapeutica. Quindi tutto il lavoro che si faceva con i tossico, che si fa con i tossicodipendenti, a lei piaceva moltissimo, perché in quello ci vedeva la condivisione e quindi amava tantissimo venire qui a trovarci, a stare con noi. Quindi lei faceva questo con molto molto entusiasmo. Lei studiava medicina a Bologna. Ah, davvero? Sì. Sì, infatti lei, il suo progetto di vita sarebbe stato quello che una volta che si fosse laureata di andare in missione a fare il medico, ecco. Però è che in questo tempo in cui lei studiava si dedicava a questa cosa assieme a noi. Poi sì, era una persona molto molto gioiosa, cioè lei aveva proprio la gioia dentro. Infatti quando arrivava veniva sempre giù a piedi dalla strada, quella che hai fatto anche tu, e cantava sempre, quindi lei veniva giù cantando e quindi noi la sentivamo da qua, ecco, sta arrivando la Sandra, no, per dirti. Ma non era superficiale, no. Era proprio la capacità forse di cogliere l'aspetto positivo in tutte le cose. Il diario di Sandra io lo conosco molto bene e in realtà non è proprio un vero e proprio diario, perché è una raccolta di pensieri, riflessioni che lei ha scritto un po' dappertutto, perché era molto molto profonda come ragazza per la sua età. E poi amava anche scrivere, no? E gli piaceva molto scrivere, sì. E ha iniziato a scriverlo a 10 anni, però chiaramente la prima cosa che ha scritto è stata una cosa molto molto semplice, perché era stata sgridata dalla mamma perché aveva giocato con le spade e con dei bastoni sporchi in giro per casa, quindi piangeva nella cameretta, insomma si era confidata con questa pagina, con questo foglio di carta. E poi però chiaramente leggendolo ti accorgi proprio dell'evoluzione, della crescita, della maturazione di questa ragazza, che è arrivata a una profondità notevole, e alla fine molte parti sono proprio un dialogo con il Signore. Ma... Ciao, mi chiamo Grazia. Loro hanno conosciuto Sandra e sono cresciute assieme da ragazzine, proprio, hanno fatto i primi campeggi. Adesso ti racconteranno un pochino. Abbiamo avuto questa grazia, guarda. Questo dono grandissimo. Mentre voi parlate vado a fare un buon caffè. Grazie, grazie. A me è macchiato, grazie. Sì. Lei era speciale, aveva un grande desiderio di essere come Gesù. Lei lo chiedeva sempre a Gesù: che cosa vuoi che io faccia, no? Perché per lei era proprio la gioia, la sua più grande gioia, la sua realizzazione proprio era quella di piacere a Gesù, sì. E adesso Sandra dov'è? Adesso Sandra non c'è più. È in paradiso Sandra, col Signore. Però è nei nostri cuori e noi continuiamo ad averla nei nostri cuori. Ti racconto questa cosa, che è successo questo, che in un'assemblea generale che avevamo, Sandra era arrivata con il suo fidanzato Guido e con un altro ragazzo. Praticamente hanno parcheggiato la macchina, una macchina che mi veniva dalla parte opposta, ha falciato completamente Sandra quando scendeva dalla macchina. È stata colpita alla testa. E dopo qualche giorno non è entrata in coma. Non ha ripreso conoscenza e purtroppo è morta. E questo è successo, la morte è stata il 2 maggio. Il 2 maggio dell'84. Puoi capire che per noi è stato veramente un turbamento grande, qualcosa di... E ci dice, fra di noi dicevamo: ma com'è possibile? Lei era la migliore di tutti noi, perché? E ci siamo fatte tante domande. Era una storia triste, però nello stesso tempo sentivamo che c'era tanta luce, tanta speranza,
cioè sentivamo in un certo senso che non era una cosa, non era un fine, ma era qualcosa che in qualche modo germogliava. E a questo proposito ti consiglio di parlare con Guido. Guido, sai, era una persona speciale per Sandra. Ecco il caffè. Oh, grazie, grazie, Luca. Grazie, Luca. Siamo la... Ecco, questo uno stralcio del docufilm Il diario di Sandra, che avremo la possibilità magari, ecco, prossimamente di vedere anche per intero. Ma concludo quest'oggi nel salutare tra l'altro una delle persone che all'interno del docufilm, ecco, hanno lasciato la loro testimonianza, e che è una nostra amica, come vi dicevo, Geppi Sant'Amato, un'amica di Sandra Sabattini della comunità Papa Giovanni XXIII. Un saluto particolare al capo ufficio stampa Luca Luccitelli per averci segnalato questo lavoro. Voglio ricordarvi però, come ho fatto già la settimana scorsa, una serie di giornate di preghiera dedicate a Sandra. 9 giorni con Sandra, a partire dal 25 aprile e fino al 3 maggio, in memoria della beata Sandra Sabattini, a 40 anni dalla nascita al cielo. Il 25 aprile inizierà questa serie di celebrazioni alle 18:30 presso la chiesa parrocchiale di San Girolamo a Rimini, e poi la Santa Messa del 4 maggio alle 18:30 presieduta dal Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi. Per oggi è tutto, terminiamo qui anche il nostro appuntamento di questa settimana con Verso gli Altari, ma riprenderemo la nostra scuola d'amore come sempre la settimana prossima.